Ma questi tormentoni vi ricordano qualcosa? O fai ballare l'occhio sul tic, perché Alboreto is nothing. Anche questo Capodanno ce lo siamo levati alle palle. Sono alcune delle frasi iconiche di Vacanze di Natale, che a 40 anni dall'uscita è tornato in sala per le feste che si sono appena concluse. Ma perché questo film ha segnato così profondamente la storia della commedia italiana? Che cosa ha vinto oggi? L'effetto nostalgia e soprattutto il revival musicale. La colonna sonora è particolare. Che cosa ha fatto con quelle canzoni? Di Leci? No, diciamo che ricorda la mia gioventù. Era uno spaccato abbastanza forte e, come dire, di impatto, caustico anche per quello che è una società che voleva apparire dell'edonismo. Le parole di chi è tornato a vedere oggi Vacanze di Natale al cinema sono sintomatiche del segno che questa commedia negli anni ha lasciato sul pubblico. Vacanze di Natale rappresentò il film della conferma dei fratelli Vanzina. Figli d'arte, il padre Steno era stato un grande regista di commedie, da Un americano a Roma, a Febbre da cavallo, passando per tantissimi film con Totò. I Vanzina, a pochi mesi dal successo di Sapore di Mare del 1983, adattavano un assetto già vincente per raccontare a modo loro l'Italia dei primi anni Ottanta. Edonista, esterofila, affetta da una sfrenata ricerca di leggerezza che avverte necessaria dopo i cupi anni di piombo. Sicuramente manca un po' la leggerezza di quegli anni che sono stati, insomma, anni unici anche per tutto il paese, di conseguenza tutto poi era anche più facile. I personaggi di Jerry Calà, Christian De Sica, il Doghi, Guido Nicheli, Mario Brega e il loro campionario di battute hanno attraversato i decenni adattandosi perfettamente all'era della frammentazione in cui viviamo oggi. Li vediamo molto spesso circolare sui social e in qualche modo hanno fatto da sottofondo alle nostre vacanze natalizie negli ultimi anni. Alboreto e Snaffi. Mario Brega che dice: ma non era se andavamo meglio a Ovindolo? Sbagliando pure il nome della località, che è Ovindoli. Anche questo Natale se lo siamo levati dalle palle, Alboreto is nothing, fino alla battuta con cui De Sica, scoperto a letto con il suo maestro di sci, associa con disinvoltura la sua omosessualità all'essere moderno, contrapponendosi alla visione bigotta dei genitori. Non a caso, per Enrico Vanzina, sceneggiatore del film, quella battuta è la più riuscita. Lui ha un atteggiamento che è 40 anni avanti, e ti dico anche che io ho pochi ricordi nel cinema di commedia degli ultimi anni di un pezzo così forte che affronta un problema che è così centrale in questo momento. Pellicola amata, citata e rievocata, Vacanze di Natale è stato anche un film profondamente contestato, bistrattato, colpevole, per alcuni detrattori, di aver inaugurato la saga del cosiddetto cinepanettone. Ma io non lo considero un cinepanettone, secondo me questo è solo un film leggero e che in un momento del genere va benissimo. Un pregiudizio che pare oggi superato. Lo scorrere del tempo è stato clemente con questo film, primo esempio di un modello poi replicato dal produttore De Laurentiis più sotto il profilo commerciale che in termini di scrittura. Visto che i fortunatissimi cinepanettoni con Boldi e De Sica, diretti da Neri Parenti, per tanti emblema della deriva di quel filone cinematografico, non vedono coinvolti i fratelli Vanzina, se non in sporadiche occasioni. Come tutti i fenomeni cinematografici che si rispettino, Vacanze di Natale è stato un portatore sano della stessa logica del tormentone, quella che permette a un prodotto di lasciare un segno sull'immaginario collettivo per motivi sostanzialmente irrazionali, che si infilano nelle pieghe della società e la raccontano, e che è difficile, forse inutile, provare a spiegare. Perché, come ha raccontato a Fanpage Enrico Vanzina, ricordando suo fratello Carlo scomparso, il successo, in fondo, è qualcosa che succede e basta. Film talvolta misteriosamente, insomma, attraverso i decenni, e quest'anno due dei nostri film che sono fatti nel 1983, Sapore di Mare e Vacanze di Natale, sono dei film che possono essere attuali ancora oggi, perché il passo di prima serata o addirittura Vacanze di Natale che esce al cinema. La sensazione che ho al di là di tutto, perché insomma sono sensazioni diverse, anche private, certo. Però quella più forte è che ho la sensazione che il